cittadini, ma più che cittadini questo lo farà lui. Ringrazio anche tutti i candidati della zona, che si sono, vari candidati della zona che si sono presentati all'interno di varie liste. Bravo. Penso a Pier Nicolà Teodoro, che vedo alla mia sinistra, Cuzzi successivamente, vedo, avevo visto altri candidati, Nerone, cioè diverse persone, diverse uomini e donne che si sono spesi in questa battaglia molto importante per Pescara. È una battaglia che noi pensiamo, siamo certi che vinceremo. Vinceremo se tutti quanti voi domenica porteranno al voto o loro stessi più qualche amico, qualche parente che non ha avuto tempo 15 giorni fa. Vinceremo perché è importante per noi continuare un lavoro lasciato un po' interrotto 6 anni fa. Pensiamo di riprenderlo con Marco Alessandrini, pensiamo di riprenderlo al meglio. Marco è molto determinato, Marco è una scommessa vincente per tutti quanti noi. È una persona che ispira fiducia, interesse, curiosità, è una persona molto motivata che vuole spendersi e darsi per questa città. Io faccio l'elogio a Marco, non l'ho mai fatto. In questi 5 anni siamo stati seduti una fianco all'altra in consiglio comunale. Devo dire che lui in questi 5 anni è stato anche un buon, come si può dire, allievo, nel senso che chiedeva, si informava, si preparava. Forse non è molto teatrale o forse molto comiziante come sottoscritto in consiglio comunale, ma l'ascolterete, è importante che le persone che parlano siano piene di contenuti, non soltanto che facciano comizi, che esprimano contenuti, valori e impegni per la cittadinanza. Io, dopo che voi vi siete avvicinati nel frattempo che ho fatto queste 4 chiacchiere, io passo a questo punto la parola a Marco Alessandrini per il suo intervento, che per incitarvi soprattutto, ecco, a domenica prossima ad andare a votare. Grazie Marco. Dopo un intervento del genere, come minimo posso scendere dal palco? Eh sì, perché qui ci piace. Io ho capito una cosa, cari signori, che tutto può fare un sindaco tranne stare seduto lontano dalla cittadinanza, tranne non spendersi e non essere disponibile con la nostra comunità. E questa sarà la mia cifra, perché non ci sono alternative, è l'unica strada che si può fare per recuperare una trama di fiducia che sembra un po' spezzata. Buonasera a tutti, naturalmente questa dimensione cittadina mi piace molto perché siamo, io penso che questi siano i mesi dell'anno in cui Pescara ha il suo volto migliore, perché c'è l'estate che avanza, c'è, no, la primavera che volge al termine, le giornate si allungano, il cuore si intenerisce in un certo senso. Sfortunatamente ci sono anche le elezioni ogni 5 anni, o fortunatamente ci sono le elezioni ogni 5 anni, perché ogni 5 anni il corpo elettorale, cioè voi, siete chiamati a rendere un giudizio sull'operato della maggioranza che va via. Io non ho dubbi sul fatto che la maggioranza di centrodestra che volge malinconica al tramonto ci riconsegni in questi giorni una Pescara peggiore rispetto a quella del 2009. Non ho dubbi in ordine al fatto che in questi 5 anni quel patrimonio di fiducia è stato in qualche modo tradito. Non ho dubbi sul fatto però che non basta limitarsi a biasimare e criticare il prossimo, ed è indispensabile fornire un'alternativa progettuale, un'alternativa ideale, un'alternativa di visione circa la nostra comunità. E la nostra comunità certo non è esente da problemi, ce ne sono tanti, però io sono anche sicuro, e lo sono ancora di più nel momento in cui ho battuto strade, piazze, ponti, giardini, eccetera, eccetera, che la nostra comunità ha grandi risorse per risorgere tutte insieme. E insieme è una parola che mi piace molto, perché insieme sarà ciò che caratterizzerà il nostro operato. L'idea cioè che essere cittadini di Pescara non è solo un dato per, diciamo così, l'ufficio anagrafe sostanzialmente, ma significa condivisione di progetti, significa essere resi partecipi delle scelte, perché le scelte che si svolgono in quel palazzo di Piazza Italia numero 1 incidono direttamente sulla vita delle persone.
Certo, alla politica è richiesta sintesi fra tanti interessi. Vedete, nel corso di questo straordinario viaggio che è la campagna elettorale, non passa giorno senza che io torni a casa con una valigia, letteralmente una valigia di questioni, problematiche, bisogni, che sono certo individuali e si chiamano in gergo giuridico, io nel tempo libero sono un avvocato, interessi diffusi. E a noi spetta un compito importante, quello di fare sintesi, quello cioè di trovare una mediazione fra tutti questi interessi diffusi a favore di quello più ampio che è quello generale, il bene comune, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, di cui c'è un grandissimo bisogno, perché io sono convinto che insieme noi saremo in grado di fare un passo in avanti, magari essendo disponibili a fare un piccolo passo indietro rispetto ai nostri bisogni, ma con la consapevolezza che se ci teniamo per mano e andiamo avanti, la nostra comunità risorgerà. E in qualche modo io, all'esito di questa esperienza, penso davvero che in politica conta più di ogni altra cosa la fiducia, e questo è il patrimonio più grande che io sento di portare al seguito. La fiducia che mi è stata manifestata in modo evidente lungo questo viaggio iniziato, per quanto mi riguarda, da febbraio con le primarie. Poi ci sono state le secondarie e adesso, le secondarie ovvero le elezioni amministrative del 25 maggio, e adesso il turno di ballottaggio. Chiaramente vi chiedo uno sforzo ulteriore, lo sforzo di recarvi domenica prossima alle urne, non dando nulla per scontato, non ritenendo cioè che il grande dato di partenza, questo vantaggio importante, i 20 punti percentuali che mi separano dal secondo classificato siano, diciamo, rendano scontato il risultato elettorale. Io penso che sino all'ultimo minuto di questa partita bisogna correre, bisogna giocare, bisogna impegnarsi in ogni angolo del campo, se posso usare questa metafora sportiva, perché effettivamente il concetto di corsa mi sembra quello più calzante rispetto appunto a questa avventura. E leggo la fiducia che mi viene resa come un dono, e il dono è un paradigma che mi piace molto, perché il dono significa apertura e fiducia verso il prossimo, verso chi come me si candida a guidare una comunità, perché solo avendo questa fiducia si può attraversare il percorso, che certamente non sarà esente da difficoltà, perché come ho detto e ripetuto in tutte le occasioni pubbliche e private che ho avuto, io non ho la bacchetta magica. Però quello che posso promettere è la mia massima dedizione di impegno a favore della nostra comunità, perché penso che non ci sia un onore più grande che rappresentare una comunità così importante, così estesa, questi 117.000 abitanti che riempiono la nostra città. La nostra città, la nostra Pescara. Cos'è Pescara? Questo essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile nell'animo soffrire i dardi e le frecce dell'oltraggiosa fortuna, vi risparmio Shakespeare, però il problema è questo: cos'è Pescara, cosa vogliamo farne? Perché vedete, in questi 5 anni io non ho capito che cosa ne volevano fare della città, e ho avuto la sensazione netta che in politica non si può improvvisare. Tu ti ritrovi su un trono, direbbe il neo presidente della regione che fra un po' arriverà, e non sai che cosa farci del potere pubblico. Potere e responsabilità. Io avverto questa parola, responsabilità, come la parola chiave. Perché chi appunto chi vuole guidare una comunità così estesa certamente deve aver ben chiaro il senso della responsabilità. Però non può esistere una responsabilità senza potere, e l'esercizio del potere è un esercizio con cui mi cimenterò di qui a poco, mi auguro, con la consapevolezza, ripeto, che la stella polare sarà molto semplice: il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, lo dice l'articolo 97 della Costituzione, e per me è la norma, la regola da seguire. Che Pescara avremo? Che cos'è Pescara, mi è stato chiesto. Qualche definizione suggestiva parla di Pescara come della città delle dissipazioni, come la città delle grandi potenzialità inespresse. Però è una visione nichilista che non condivido, perché Pescara è una città che ha nel suo DNA la velocità e la contemporaneità.
e questa idea mi accompagna perché voglio pensare alla città del futuro, la città del domani, alla città che verrà fra 10, 20, 30 anni, per rinunciare, per rifiutare fortemente l'idea che il politico debba guardare solo al di là del proprio naso, debba solo guardare a ciò che accadrà fra un mese o fra un anno. Pensiamo invece a cosa sarà di questa città fra 10, 20, 30 anni, che città consegneremo ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. Vedete, molto spesso si parla di Pescara come di una città snodo. È una bella definizione. Cosa vuol dire città snodo? Vuol dire che Pescara è un luogo in cui è facile arrivare e da cui è facile partire. E questo è vero da tanti punti di vista, pur con la consapevolezza che l'importante dotazione infrastrutturale che noi abbiamo, dalla ferrovia all'aeroporto al porto, in questo momento soffre problematiche sulle quali ci impegneremo e sulle quali tornerò a dire qualcosa. Beh, però questa è la base su cui ripartire. Pescara deve guardare alla propria storia e soprattutto alla propria geografia. Noi siamo qui sulla mediana adriatica, no? Su quella direttrice che corre da Venezia e giunge sino a Bari. Siamo una città da cui è facile partire verso l'est dell'Europa e verso cui dobbiamo tendere, perché la nostra dimensione è naturalmente di accoglienza da un lato, ma anche di guardare al di là dell'orizzonte e di stringere legami con chi è al di là di quel mare adriatico, un mare che forse il cui senso abbiamo perduto con le enormi difficoltà che ci sono state sul porto. Voglio spendere una parola sul porto, perché mi sembra una vicenda estremamente emblematica di cosa non va nella pubblica amministrazione e rappresenta la sfida più grande per il rinnovato centrosinistra, che si propone come forza di governo che parte dal comune e giunge sino alla regione, con l'idea cioè che esista una filiera istituzionale virtuosa fra enti locali che hanno la medesima targa politica e che intendono muoversi nella medesima direzione per fornire risposte e per migliorare la qualità della vita delle persone. Il porto è una risorsa, è l'identità di questa città, però il porto è anche ferito, è anche spiaggiato, è anche insabbiato, e tutto questo ha mostrato il limite dell'azione di governo complessiva del centrodestra, che è riuscito solo a spendere una enorme quantità di denaro pubblico, 13 milioni di euro, per lavori che ne valgono appena 2. Voi vi chiederete: ma com'è possibile tutto questo? È possibile perché quando la pubblica amministrazione agisce in via d'urgenza, i costi, che sono costi di denaro pubblico, cioè di soldi nostri, in tutti noi, si moltiplicano, ed è indispensabile procedere con una seria programmazione affinché la manutenzione del bacino portuale non solo diventi un onere inevitabile della pubblica amministrazione, diventi una inevitabile programmazione del nostro agire. Perché vedete, alla pubblica amministrazione, al comune, alla regione, questo è richiesto, non altro: programmare lo sviluppo e utilizzare al meglio, lo dice anche il cane che ne è rimasto evidentemente convinto, utilizzare al meglio denari pubblici, perché il denaro pubblico merita più attenzione di quello privato, di quello che c'è magari sempre meno nelle nostre saccocce, e che perché ci riguarda tutti. Pescara città snodo, Pescara città delle dissipazioni, Pescara città d'Annunziana. Non so se l'avete sentita questa storia. Vi piace la città d'Annunziana? No, non ho capito, vi piace? No. Però guardate, diciamo, facciamo anche un attimo mente locale su questo discorso. Io non ho nulla contro D'Annunzio. D'Annunzio a suo modo è stato un vero e proprio rivoluzionario. Però queste formule di marketing territoriale mi sembrano formule un po' trite e ritrite, che funzionano poco, con l'idea cioè di utilizzare personaggi che in vita sono stati molto divisivi come un, diciamo, un qualcosa che unisce tutti. E Pescara deve guardare al proprio futuro, non al proprio passato, perché in fin dei conti l'idea della città d'Annunziana è proprio questa, e per questo non mi piace. Pescara è una città che ha nel suo DNA la contemporaneità, l'essere cioè il vivere il proprio tempo, l'essere veloce e il guardare avanti, proprio oltre quella linea dell'orizzonte che il mare emblematicamente rappresenta. E
noi proprio su questo dobbiamo, secondo me, svolgere una riflessione che parte dalla dimensione culturale e poi a cascata arriva a quella sociale, perché secondo me la cultura è, diciamo, il bacino di partenza. L'idea cioè che qui non c'è bisogno di evocare il passato, ma bisogna tenere presente l'oggi, la contemporaneità e l'esigenza appunto di andare oltre insieme e con fiducia. Poi ci sono tanti argomenti di cui vorrei parlare e qui inevitabilmente siamo chiamati ad una sintesi, perché da avvocato penso che la ragionevole durata non debba riguardare solo i processi ma anche, diciamo, gli incontri pubblici, perché so che voi da parecchio tempo siete qui, anzi mi scuso dei ritardi, ma voi capirete che queste sono, diciamo, giornate piuttosto movimentate. Con una certa soddisfazione peraltro posso dichiarare pubblicamente di aver fin qui perso 9 kg, il che mostra che le campagne elettorali fanno bene, perché così quando, diciamo, quest'estate andrò una o due ore al mare potrò fare la mia bella figura. Troppo spesso vi vorrei parlare della quali saranno le direzioni entro cui noi ci muoveremo. Troppo spesso ho sentito parlare di questo discorso. Noi viviamo tempi difficili di crisi, di contrazione economica, indubbio. Troppo spesso io ho sentito questa formula, e cioè l'economia riparte dall'edilizia. Cosa significa questo? Significa che costruire vale a movimentare la nostra economia, e questo probabilmente è stato vero per il passato, però oggi che siamo nel 2014 ci dobbiamo interrogare sul fatto che le nostre città, la nostra Pescara, ma anche le città dell'Italia, in qualche modo quelle del mondo, sono piene di palazzi vuoti, sono piene di grandi manufatti in cui non abita più nessuno, sono piene di finestre abbassate e di luci spente. Badate bene che questo non è solo un problema di chi magari quel palazzo l'ha costruito e ci deve pagare una tassazione che diviene sempre più incidente sulla proprietà immobiliare, ma è un problema soprattutto politico che riguarda uno come me che vuole fare il sindaco di questa città, perché dove non c'è vita si annida più facilmente la marginalità sociale. Io non penso che diciamo, si possano militarizzare le città, non penso che il controllo delle città possa far sì che in ogni angolo ci siano, diciamo, carabinieri magari a cavallo o carri armati, perché anche la presenza dell'esercito viene sovente invocata. Ma è indispensabile che il controllo sociale lo si svolga noi, che riempiamo di vita le piazze, le strade, i giardini e i parchi con la nostra socialità, che deve essere in qualche modo alimentata e favorita. I dati sono davvero impressionanti e non c'è bisogno di, diciamo, scomodare i 3 milioni e mezzo di vani vuoti che ci sono in Italia, i 47 mila immobili sfitti che ci sono fra Abruzzo e Molise. Basta guardare per esempio un quartiere che qui non c'era, quello del nuovo tribunale. 10 anni fa non c'era niente, adesso abbiamo il secondo tribunale più grande per dimensioni d'Italia e tanti palazzi vuoti in cui non c'è nessuno. Ora, secondo me, più che pensare di costruire all'infinito, noi dobbiamo pensare in primo luogo di valorizzare quella che è la nostra specificità, cioè la bellezza del nostro territorio e la bellezza del nostro suolo, perché quando tu costruisci all'infinito occupi in via definitiva un bene che non si può recuperare diversamente. E guardate, voi sicuramente avrete fatto caso a tutta questa serie di frane, di alluvioni che ci sono state in questi anni. E questo mi dà il senso di come troppo spesso l'uomo abbia ciecamente sfidato madre natura, costruendo dove non era possibile costruire. Ogni tanto mi capita di arrampicarmi sui colli di Pescara e noto certe case che sembrano sfidare la forza di gravità. Ci sono certe strade in cui bisogna essere, non so, il fratello di, stavo per citare Schumacher, poverino, che è, diciamo, comunque il fratello di un pilota di Formula 1 o giù di lì. Allora noi dobbiamo impegnarci a recuperare il patrimonio urbanistico che esiste, che è vasto e vastissimo. Dobbiamo rigenerare la città, dobbiamo costruire sul costruito, come si suol dire, pensando magari di buttare giù certe brutture e di recuperare quei volumi, rendendoli più belli dal punto di vista architettonico, autosufficienti dal punto di vista energetico, e di riqualificare le aree pubbliche che sono attorno a quegli immobili. Mi chiedo spesso che senso abbia pensare di costruire nuovi capannoni industriali quando lungo la Tiburtina ce ne sono decine vuoti,
decine vuoti in cui si annida marginalità sociale. Recuperiamo quegli spazi e recuperiamoli alla fruizione collettiva della vita delle persone. Ma oltre a riqualificare la città, noi dovremmo prendercene cura. E guardate che non è che uno se ne prende cura così, dicendolo, declamandolo, ma se ne prende cura nel momento in cui tu svolgi una seria programmazione, nel momento in cui tu predetermini delle idonee apposite poste di bilancio volte ad evitare quel degrado che, lento ma inesorabile, sembra aggredire porzioni sempre più grandi di questa città. E la manutenzione sarà la nostra cifra, l'idea di volere bene a questa città, di volere bene ai suoi edifici pubblici, alle sue strade, anche alle sue piante. Un signore proprio poco prima di parlare con voi mi rappresentava un problema che lo riguarda, un interesse diffuso, un interesse individuale a proposito di una pianta che gli crea dei problemi rispetto alla sua abitazione. La manutenzione è questo, significa rendere migliore e più bella la nostra comunità. Poi c'è un aspetto che mi viene spontaneo sottolineare in un luogo come questo, perché troppo spesso nel corso di queste settimane di giri, salutiamo il neopresidente D'Alfonso nel frattempo, troppo spesso ho sentito questa frase, cioè: vi siete dimenticati di questo pezzo di città, vi siete dimenticati di questa strada perché è troppo lontana, perché è al confine con Spoltore piuttosto che San Giovanni Teatino. E questa è la nostra grande sfida, quella della città policentrica, quella della città in cui non c'è solo Corso Umberto, che è pure importante perché è il salotto della città, perché ci sono tante Pescara che meritano attenzione e cura. E badate bene, una cosa di cui sono molto convinto e che attueremo, proprio perché, come dicevo all'inizio, io non penso che basti denigrare il prossimo per Marco proporsi come classe. No, ma io voglio stare qua per altre 3-4 ore, scusa Luciana, mi sto prendendo gusto. Diciamo, proprio perché non basta denigrare il prossimo, noi abbiamo presentato qualche giorno fa, per esempio, alla stampa una serie di iniziative che attueremo subito. Una che mi sta molto a cuore riguarda per esempio un ambito, quello del commercio, molto importante in questa città, perché è un ambito identitario, esattamente come quello del porto cui dicevo prima. È nostra intenzione, per esempio, destinare subito, mettere dei soldi pubblici, non ce ne sono molti, ma recupereremo euro 100.000 per la realizzazione, volta a favorire lo sviluppo e la ripresa del commercio, del cosiddetto centro commerciale naturale, ma con una premessa molto chiara, che questi denari non serviranno solo a Corso Umberto, perché noi crediamo nella città policentrica e quindi vorremmo e faremo in modo che ciò riguardi i vari pezzi, le varie articolazioni di cui si compone questa nostra comunità. C'è tanto lavoro da fare. Dobbiamo lavorare per snellire la burocrazia, dobbiamo lavorare per rendere certi i tempi della pubblica amministrazione, dobbiamo lavorare per fare in modo che la pubblica amministrazione non sia percepita come un nemico che ti vuole osteggiare a tutti i modi, ma come un alleato che vuole semplificare la vita alle persone, dei cittadini. E poi... Scusate, qui purtroppo la gola finisce per essere un po' usurata, naturalmente è uno strumento che funziona. Sì, funziona finché dura, poi facciamo un trapianto eventualmente. Poi diciamo, mi è molto chiara una cosa, l'idea cioè di che sindaco vuoi essere. Io vorrò essere un sindaco che ascolta, è un sindaco che costruisce, perché noi abbiamo bisogno non di combattere nemici che spesso sono immaginari e sono come dei mulini a venti, ma abbiamo bisogno di costruire, senza temere per esempio di coinvolgere anche l'opposizione in certe scelte importanti e strategiche, perché bisogna confrontarsi con tutti per garantire gambe alle scelte che siano in grado di continuare il loro corso. Vogliamo impegnarci per riconsegnarvi una città migliore e più vivibile, e vogliamo impegnarci per esempio per consegnarvi anche una città che possibilmente sia un po' più giusta, perché vedete, il tema dei diritti
mi sembra un argomento molto importante. Oggi c'è a Pescara come in Italia un argomento, quello della disuguaglianza, che è il contrario dell'uguaglianza, come potete facilmente intuire. L'uguaglianza, il principio di uguaglianza, è uno dei cardini della nostra carta costituzionale: tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge, lo Stato si impegna a rimuovere i vincoli che di fatto limitano l'uguaglianza. Eppure c'è un nucleo di persone sempre più ristretto che ha sempre di più, e un nucleo di persone sempre più grande che ha sempre di meno. I dati sono pazzeschi, insomma. Banca Italia ci ricorda che appena il 10% delle famiglie italiane possiede il 46,5% dell'intera ricchezza nazionale. Ma per rimanere nel nostro ambito, il Banco Alimentare ci ricorda che in Abruzzo 38.000 persone hanno difficoltà a mangiare, ovvero a soddisfare il loro primario bisogno di vita. Pescara e provincia sono 15.000, e badate, queste sono semplicemente le cifre ufficiali. Poi Pescara, oh, vedete, chiedi e ti sarà dato, questa è acqua, eh? Beh, mi piace questo servizio on demand, come si suol dire. Noi vogliamo un comune che sia pronto a rispondere immediatamente ai bisogni dei cittadini, anche da questo punto di vista, non che i bisogni dei candidati con la gola un po' secca. Per esempio, approfittiamo della presenza del presidente D'Alfonso per, diciamo, evidenziare questo dato, e cioè che noi vogliamo lavorare virtuosamente con la regione, vogliamo per esempio far riconoscere la città di Pescara lo status di città metropolitana per il sociale, perché qui la città snodo, cui dicevo prima, fa sì che qui si convoca tutta la, o comunque una più ampia marginalità sociale, che non riguarda solo i 117.000 abitanti di Pescara, ma che coinvolge l'area metropolitana vasta, coinvolge 300.000 persone, e quindi naturalmente c'è bisogno di poste finanziarie più grandi e più adeguate. Poi, detto questo, io che cosa vi posso dire? Vi ricordate che domenica prossima si vota? Sì. Domenica prossima probabilmente sarà anche una bella giornata, però diciamo che può andare al mare, si può votare. Poi vi racconto questo episodio che mi fa un po' sorridere, ma insomma siamo fra amici, lo posso dire. Sono stato ieri, l'altro ieri, non ricordo, a un confronto televisivo con l'uscente sindaco. Vabbè, non lo conosco, vabbè, infatti ho avuto difficoltà, ma mi fa, mi raccomando, lunedì dammi un po' di tempo che devo preparare gli scatoloni. La fine quindi mi sembra nota, però non diamo nulla per scontato, aiutatemi, aiutateci, e dopo 5 anni giudicateci, perché noi scommettiamo su questo, che la Pescara che vi riconsegneremo nel 2019 sarà migliore di quella del 2014. Grazie a tutti e un abbraccio affettuoso. Signor Presidente, scusi, venga, venga. Io proprio un saluto, anche perché Marco è davvero bravissimo. Gli ho detto giorni fa, tieni conto che dovrai lavorare molto da lunedì, questo l'ho detto a Marco. Ho incrociato il sindaco uscente, uscito, meglio uscente, e gliel'ho detto durante una processione. Marco stava alla mia sinistra, gli ho detto: scusami, tutto quello che dovresti spendere da adesso al secondo turno dallo alla Pescara Calcio, perché farai una buona azione, risparmiati e magari ci riprovi fra 5 anni, ma adesso consegnati al silenzio in questa fase. Lui ha detto: vabbè, ma insomma, come faccio? Devo dire che è stato particolarmente costumato anche nell'ascoltarmi. Noi di che cos'è che abbiamo bisogno adesso? Che Marco, rispetto a domenica, naturalmente non sia il solo candidato, ma tutti quanti voi siate candidati con lui, tutti quanti noi, compreso me, nel fare in modo che ci sia una straordinaria vittoria. Tanto più è rilevante la vittoria, tanto più, per esempio, la Regione Abruzzo potrà riconoscere funzioni, attenzioni, copertura finanziaria, investimenti e priorità. Io dovrò anche tenere da conto come ha vinto chi ha vinto e per quanto ha vinto chi ha vinto. Bisogna allora scatenarsi per fare in modo che qui domenica ci sia tutto quello che merita Marco e la coalizione e tutti quanti noi. Io ho 2 impegni prendo per Pescara. Il primo
di non lasciare nel paese degli ombrelli quella procedura che attivammo e che venne anche decretata della zona franca fiscale. Allora, io da parecchio tempo penso che anche le norme nazionali possono essere orientate se c'è buona politica, se c'è energia, ambizione, intelligenza. Noi siamo arrivati ad avere un decreto di riconoscimento di questa zona come zona franca fiscale per un certo numero di anni, con una certa copertura. Questo non significa che non lo faremo, per esempio, ancora di più a favore dell'Aquila. Io lo preciso qui che lo faremo ancora di più a favore dell'Aquila, perché l'Aquila è stata martoriata dal terremoto e da tutta lo scoraggiamento, la delusione anche economica che ha seguito il terremoto. Però c'è una porzione di Pescara che deve essere aiutata, e questa porzione di Pescara coincide in buona parte con questa zona dove deve arrivare il lavoro, perché noi ci possiamo mettere tutte le opere che vogliamo e ce le continueremo a mettere sempre di più fino a coincidere con le aspettative di tutti i pescaresi, ma poi ci dobbiamo mettere le condizioni del recupero del lavoro. E per fare in modo che ritorni il lavoro, l'impresa economica, le attività commerciali, l'intrapresa anche innovativa dei giovani che vorranno qui svolgere attività loro autonoma, c'è bisogno di concepire strumenti di ausilio, di incentivazione, e la defiscalità locale graduata è un grande strumento e lo negozieremo. Io per esempio adesso sto conducendo una trattativa, anche se sono presidente eletto ma non proclamato, per cui devo aspettare per la proclamazione ancora 2 o 3 giorni, però ho cominciato a muovermi, ho parlato col presidente della conferenza delle regioni Errani e col dirigente della conferenza Stato-Regioni, che è un certo Ciaffi, che è un amico di vecchia data. Gli ho detto che la distribuzione della popolazione abruzzese per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti di Stato deve riguardare anche alcune zone all'interno di città urbane che sono meno fortunate sul piano della competitività economica, e lui mi ha detto: guarda, nel quadro degli abitanti che io vi ho assegnato tu puoi rinegoziare. Forse venerdì mattina, forse al 40% viene Del Rio, lo dirò anche a lui, e ho in mente un pezzo di Pescara. Ho in mente naturalmente grande parte dell'Aquila, un pezzo di Sulmona, un pezzo di Penne, la Val Vibrata, ma un pezzo di Pescara come elemento emblematico per cercare di consentire anche l'investimento economico che eviti la sanzione di aiuti di Stato, perché è questo quello che chiede anche la competitività europea e diciamo la condizione di pari opportunità tra i territori dell'Europa. Il secondo obiettivo che io voglio per Pescara e per questa zona di Pescara è fare in modo che i volumi consegnati alla cultura, penso anche all'infrastruttura che è qui vicino dedicata a Monsignor Britti, l'ex mercato consegnato a Monsignor Britti, ma anche altri spazi da recuperare, compresi quelli destinati alla formazione dei bambini e dei ragazzi, alle strutture scolastiche. Tutto ciò che è volume dedicato alla cultura e alla formazione devono essere volumi pienamente utilizzati, dove uno speciale programma consente il continuo riempimento. Cioè io voglio arrivare a concertare col comune e con le forme espressive del volontariato, dell'autonomia locale, sociale, territoriale, programmi esigenti di iniziative culturali. Guardate, dove le città hanno conosciuto l'espressione di velocità, di potenza, di qualità della vita, e dove un grande ruolo è stato svolto dalla cultura. Penso ad una certa Catania di qualche anno fa con Enzo Bianco ministro, ma penso anche a quello che ha saputo fare per esempio il mio amico sindaco di Barcellona, o quello che ha saputo fare il bravo sindaco di Genova nelle aree portuali, il sindaco che è stato prima magistrato e poi ha fatto il sindaco, non mi ricordo come si chiama, lanciò un grande programma di vitalizzazione culturale, e questo lo dobbiamo fare. Perché è su questo poi che si rigenera una città, sul ripristino della condizione lavorativa, sulla riqualificazione degli spazi destinati alla vita collettiva, senza trascurare le case destinate al ricovero abitativo delle famiglie meno abbienti. Su questo vi do una certezza, sulla quale ho già indotto direttive ai dirigenti e direttori della regione. Il patrimonio abitativo della regione passerà alla proprietà degli attuali conducenti. Ve lo voglio precisare che significa: coloro i quali stanno utilizzando patrimonio abitativo pubblico di proprietà della regione conoscerà il passaggio dal possesso, dall'utilizzo alla proprietà privata di quelli che ci stanno.
Qual è l'onere di questa misura per i privati? Intanto faremo stime veritiere, non stime gonfiate per fare la consistenza finanziaria e patrimoniale dell'ente regione. Stime veritiere, e cioè se un alloggio popolare è tenuto dopo tanti anni di esercizio nella condizione nella quale io ho trovato da sindaco molti alloggi popolari, è chiaro che il valore di quella casa assomiglia a un disvalore, e per il riscatto non si può invocare l'ira di Dio come pagamento. Questo determinerà da una parte il raggiungimento, secondo me, di un progetto di una vita. Una famiglia che conduce un alloggio popolare è bene che diventi proprietaria. Secondo, determinerà domani la possibilità di cominciare ulteriori piani di investimenti pensando a costruire il completamente nuovo. Terzo, potremo per esempio concentrarci nel fare in modo che il patrimonio non abitativo regionale messo in una condizione di utilizzo venga assegnato alle associazioni, perché il patrimonio della regione si divide in patrimonio abitativo e patrimonio non abitativo. Di quello non abitativo o ci stanno gli uffici, oppure se non ci sono gli uffici sono vuoti oggi. Penso alle comunità montane, a Pescina ci sta la comunità montana superata oggi, non c'è più l'attività della comunità montana, è bene che quell'edificio comunque conosca attività, vitalità. C'è una struttura vicino a Chieti che si chiama San Martino, mi è venuto in mente di metterci per esempio la conservazione digitale degli atti. Ma quello che è certo, non può essere pieno di materassi e di ragnatele. A Pescara noi abbiamo patrimonio non abitativo di proprietà della regione. Vi cito un caso: l'ex Cofa e l'ex Fea. L'ex Cofa, farò carte false fino ai limiti della soglia penale, nel senso che farò tutto quello che c'è da fare, non oltrepassando la legge, per dare la proprietà di quel bene al comune di Pescara. Per darlo al comune di Pescara, così come l'ex Fea deve essere un giacimento della vita collettiva della città di Pescara. Tornando qui, guardate, noi dobbiamo fare in modo che questa realtà, anche grazie alla bravura di persone tipo Don Valentino Iezzi, mi rivolgo ai miei amici a plurale cognome Teodoro, Don Valentino Iezzi è una grande fortuna che è arrivato qui, c'era anche molto bravo prima Don Giorgio. Don Valentino è altrettanto bravo con l'energia in più della forza fisica, con lui dobbiamo fare anche un progetto, diciamo, di ulteriore allargamento della vitalizzazione di cui è capace la parrocchia. Con Marco sono convinto che risolveremo anche ogni ipotesi di degrado. Dobbiamo puntare molto sulla manutenzione, dobbiamo fare in modo che ogni volta che piove noi non ci dobbiamo raccomandare all'onorevole Acquazzone per evitare che non arrivi a visitarci, e su questo tu la prima cosa che devi fare, chiami a raccolta il personale tecnico e ti fai fare un progetto adeguato di efficientamento delle reti idriche del sottosuolo. Vedrete, sarà una bella avventura, anche perché per la prima volta regione e comune non sono in conflitto. Per la prima volta, c'è stata altre volte in cui regione e comune avevano lo stesso colore politico, però lo stesso colore politico che mette insieme due pigrizie viene fuori una pigrizia più grande, perché noi abbiamo avuto magari una persona costumata e un pigro, oppure abbiamo avuto una persona, diciamo, che non faceva danni nel condominio perché era un ottimo condomino, e dall'altra parte c'era uno comunque vinto completamente dalla pigrizia. Io quello che vi assicuro, ho una voglia folle di mettere in pratica le nostre, le mie idee, e di trovare una città capoluogo, quale quella di Pescara, che sono 40 anni che riaspettava un presidente di regione che fosse di Pescara o della provincia. Io non ho avuto la fortuna di nascere a Pescara, ma l'ultimo presidente di regione stabilito dal voto popolare o da una grande indicazione popolare, se dovessi proprio precisare, è stato Giustino De Cecco. Poi c'è stato un passaggio di risulta di Vincenzo Del Colle nel 93, poi faccio fatica a trovarli. Poi non ce ne sono nei fatti, mi pare che non ci siano stati. Crescenzi ancora prima, questa è la prima volta dopo 40 anni. Quindi abbiamo l'obbligo di fare davvero le uova a favore di Pescara. Aiutatemi anche a trovare, diciamo, gli elementi da soddisfare. Vi do una buona notizia e concludo, la do anche a Marco e ai collaboratori di Marco. Ci sono 1,5 miliardi di euro, ciao Emidio, ci sono 1,5 miliardi di euro, non perché abbiamo vinto un concorso,
ma per la densità demografica che ha l'Abruzzo e per la posizione geomorfologica dell'Abruzzo rispetto a scelte azzeccate fatte nel 91, noi siamo una regione che ha 700 milioni di euro per i fondi FAS, 470 milioni di euro per il piano di sviluppo rurale e 300 milioni di derivazione comunitaria. Sono risorse importanti, le quali non vanno utilizzate immaginando che si tratta di mettere a filo soltanto le carte, di fare i malloppi di carte, di fare cioè gli atticelli di impegno, gli atticelli di rendicontazione. C'è bisogno di scatenare le iniziative da parte della società, gli artigiani, i commercianti, gli imprenditori, gli agricoltori, i giovani che hanno studiato, i giovani che hanno voglia di intraprendere, devono fare progetti, produrre idee, fare progetti e depositarli con correttezza e velocità alla regione. Noi dobbiamo fare i bandi velocemente, evitando di arrivare nell'ultima fase a dover fare le carte davvero false e magari facciamo gonfiare lo stomaco delle società di mediazione amministrativa. Io voglio che la carne viva dell'economia ricominci a riguardare questa regione. Noi dobbiamo arrivare in 5 anni ad avere 150.000 imprese, adesso ne abbiamo 129.000. Se aumenta il numero delle imprese aumenta il numero delle occasioni di lavoro e noi dobbiamo produrre 90.000 opportunità di lavoro. Le risorse finanziarie ci sono, si tratta di saperle usare per tempo. Per esempio io ho trovato, una volta sono andato alla regione, 45 milioni di euro nell'ambito di una economia di risulta da un progetto precedente non utilizzato. Io adesso ho sotto mano con molta attenzione il risanamento del fiume Pescara. È chiaro che non potrò fare solo il fiume Pescara, da subito devo trovare anche risorse per altri fiumi. Per esempio voglio aiutare anche il fiume Alento e poi anche il fiume Saline e poi il Tordino. E li troveremo in fondo, dobbiamo fare i progetti di qualità, ma quello che serve adesso a Pescara è fare in modo che sul fronte anche dell'intrapresa economica, caro Marco, si scateni una stagione di vitalità. Le risorse finanziarie ci sono, le risorse normative e amministrative ci sono e c'è una regione che è pronta ad allearsi con chiunque purché realizzi un progetto di vita economica. Allora al lavoro, lunedì arriva presto, io spero mercoledì. Allora, il mio programma è questo: se martedì vengo proclamato, mercoledì vado all'Aquila a fare due gesti importanti, poi venerdì voglio fare un incontro col sindaco della città di Pescara per ragionare con lui su alcune priorità. La prima deve essere per esempio della restituzione all'uso della città di Pescara dell'ex FEA, che è una struttura che la regione si ritrova per merito del comune di Pescara. Lì c'era un contenzioso perso nella notte dei tempi che poi vide l'ingresso ad adiuvandum del comune di Pescara il contenzioso, e io mi ricordo scrissi una lettera al Presidente del Consiglio di Stato a Delise affinché si capisse il valore di quella partita per il comune di Pescara. Tra l'altro quella sede lì sta lì in attesa che qualcuno quasi la colga come una grande gemma per arricchire la capacità di funzionamento della città di Pescara. E poi voglio concordare con lui cosa fare rispetto, diciamo, a quelle realtà detrattori ambientali che sono anche i nostri canali, i canali di scolo che abbiamo noi. Ce n'è uno a Villaggio Alcione che è una cosa incredibile, cercare di rintracciare il bando della Matas e fare un'azione pilota anche qui. Per esempio questo spazio, se viene recuperato prendendo la somiglianza di una piazza vera, a partire proprio da una rilavorazione del selciato, del pavimento, e a un lavoro che consenta il ritrovarsi qui come vita comunitaria, caro Marco, noi abbiamo fatto un grande lavoro non solo per un quartiere ma per l'intera città di Pescara, perché il problema di questa città è che ha pari opportunità. C'è un'opportunità in più in alcune zone della città e ce n'è qualcuna in meno in altre zone. Qui quindi dobbiamo fare davvero miracoli sul piano della velocità. Io ti auguro domenica sera di non poter ridare il resto per i baci di donne che riceverai, perché sono convinto che sarai inondato domenica sera, lunedì di non riposarti perché non ci possiamo permettere il riposo, e poi naturalmente di cominciare a fare questo giro permanente nella città così come l'abbiamo fatto nei 5 anni dal 2003 al 2008. Sono convinto che anche le opposizioni capiranno che è meglio la lotta politica che altre lotte. Io mi auguro che ci sia un processo di civilizzazione anche nel confronto tra chi vince e chi perde. Io purtroppo ho visto quelli che hanno perso che sono stati vinti dalle occhiaie. Non so che cosa suggerire per fare in modo che si comprenda che per vincere in democrazia c'è bisogno di lavorare tutti i giorni e non di pensare ad abbattere l'avversario. Io personalmente non ho mai scommesso sulle difficoltà dell'avversario o sull'insabbiamento dell'avversario.
ci dovremo fare carico da lunedì anche di una specie di attività rieducativa destinata all'avversario. Buona serata a tutti, buon lavoro, ci vediamo venerdì al Ponte del Mare, perché anche questa volta mi è sembrato di aver capito che ci hanno messo in difficoltà Piazza Salotto. Ogni tanto ci si ingegna, loro non ne hanno bisogno di Piazza Salotto, perché diciamo che è troppo grande Piazza Salotto, mettiamola così, però per una specie di meccanismo dei bastoncini hanno avuto loro Piazza Salotto. Noi andremo al Ponte del Mare, veniteci, fatelo sapere, perché racconteremo 5 anni di Pescara. Ah, dove sta? Oh, Francesco.